della didattica nelle scuole del territorio, sperimentata ieri nell'aula multimediale dell'Istituto de Nicola Sasso, una nuova metodologia il debate. L'attività è stata organizzata dai docenti Giuseppe Romano e Paola Ristoratore, con il prezioso contributo della dirigente scolastica Linda Maria Cristina Rosi. Il debate è una metodologia che fa parte delle avanguardie didattiche e in realtà consiste in un confronto tra due squadre eh, rappresentate da giovani studenti che devono controbattere e sostenere un'argomentazione una tematica eh, mettendo in campo i pro eh, e i contro. La tematica viene presentata. Presentata dal, dal docente di solito è comunque diversa da quella eh, che eh, troviamo nella didattica tradizionale. Presenta eh, dei tempi precisi e delle regole da rispettare. Eh, non è basata sull'improvvisazione, in quanto a monte c'è tutta una ricerca, un'opera eh, legata all'attività di documentazione, di elaborazione critica. Soprattutto i ragazzi devono avere la capacità di imparare a eh, cercare e selezionare le fonti. Grazie alla dialettica, eh, al dialogo loro sarà. Hanno in grado di eh, migliorare la propria autostima, di parlare in pubblico, di eh, autovalutarsi e soprattutto allenano la mente a formare le proprie opinioni, ma anche a capire e accettare che esistono opinioni diverse dalle proprie. In Italia ci sono 320 scuole che hanno aderito a questa iniziativa, tra cui anche l'Istituto Compensivo di Nicola Sasso. Infatti siamo sul sito internet dell'Indire come una delle scuole che ha adottato questa metodologia nuova. Eh, se eh, la cosa andrà in porto, proietteremo i nostri alunni anche alle superiori, alle scuole superiori, in modo che lì potranno anche eh, fare altri tipi di competizioni, magari anche di eh, maggiore livello, come le Olimpiadi che da due anni si svolgono in Italia. Sapere ascoltare in modo. Critico, saper osservare in modo critico, riflettere bene prima di parlare e sapere gestire, cioè ehm, diciamo, insieme agli altri trovare una soluzione in un determinato contesto. Più o meno problematico. Perciò eh, spero che i nostri ragazzi siano felici, impazienti di mettere alla prova questa nuova metodologia che poi servirà nel corso degli anni a stare bene non solo con se stesse, ma in qualunque contesto lavorativo. Entusiasti e motivati gli studenti. Che ne pensi di questa novità qui nella scuola? Uh, secondo me è un ottimo modo alternativo alle lezioni classiche, dato che noi studenti possiamo comunque uh, uh, discutere su un argomento scelto dai docenti che può far nascere in noi uno spirito di sana competizione, ma anche farci imparare alcune cose. Uh, secondo me è anche un modo per uh, riuscire a um, imparare a discutere anche nella vita reale, per poter portare avanti un'argomentazione. Grazie a questa, um, questo debate se, tutti quanti siamo riusciti a, a comunque esprimere le nostre idee. C'è stata la partecipazione di tutti quanti, soprattutto nel dare le proprie idee e di come controbattere l'altra squadra e soprattutto c'è stato un lavoro molto forte uh, attraverso il PowerPoint delle persone che hanno realizzato il PowerPoint. Un'occasione anche per stringere amicizia, per poi uh, non parlare della sana competizione che si crea tra le due squadre, um, ma appunto uh, ciò che mi è piaciuto di più di questo dibattito e il fatto che nonostante non facessimo lezione, quindi non facessimo qualcosa eh, di didattico, eh, abbiamo trovato comunque un metodo alternativo e valido per la sostituzione di queste ore di lezione. Ci siamo preparati a lungo attraverso ricerche e ci siamo comunque informati per arrivare preparati, però comunque sempre, mh, siamo sempre stati emozionati durante... Mh, Mentre parlavamo, sia in classe che fra di noi, ma anche davanti, ma molto di più davanti ai professori e soprattutto davanti alla preside. Questa è stata una bellissima esperienza perché, almeno secondo me, è, è sempre bello fare nuove esperienze. Tra tutto quello che avremmo potuto fare questa era una delle cose che non mi sarei mai immaginato e sono stato contento perché è stata anche una cosa che ci ha fatto unire di più infatti abbiamo sempre parlato delle nostre idee <music>